Siamo alla sede dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, ringraziamo il Presidente Guido Dubaldo che gentilmente ha concesso questa intervista. Presidente, parliamo della sua presenza per il 3 settembre al trasporto della macchina di Santa Rosa, sarà una prima, cosa può dirci? Sì, è la prima mia esperienza, ci tenevo a farla e ringrazio gli amici dell'UCSI di Viterbo che mi hanno favorito questo invito, perché sono legato a questa tradizione in quanto ho una nonna paterna, avevo una nonna paterna che ho perso già da molti anni, che si chiamava Rosa e che festeggiava questo suo onomastico, e ricordo appunto l'attenzione che aveva per questa celebrazione che si fa a Viterbo il 3 settembre, però non sono mai andato. Quando ero piccolo mi ricordo che mia nonna era ancora in vita, i miei genitori dicevano che c'era molta confusione, quindi non era il caso di andare, però ecco, mi è rimasta sempre questa curiosità di vedere dal vivo questa manifestazione che ho visto invece in televisione, e quindi mi farà piacere essere presente. Quindi il legame con la Tuscia per lei è molto sentito? Sì, dunque, mia nonna paterna era di Bagnoregio, mio nonno paterno di Vegliano, i miei genitori invece erano tutti e due romani, sono nato a Roma, però ecco, ricordo l'infanzia, molto spesso andare a trovare i parenti in queste due cittadine, tra l'altro inutile che lo dica, Bagnoregio è meravigliosa, e invece poi a Vegliano mio padre ha avuto una casa fino a quando è stato in vita, e quindi ci passava molto tempo anche l'estate, ecco, e andavo a trovarlo. Parliamo di attività professionale, sappiamo quanto è difficile oggi il lavoro di giornalista, si è parlato spesso di riforma, cosa può dirci l'esperto? Sì, proprio pochi giorni fa, la scorsa settimana, il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha votato praticamente all'unanimità, con un solo astenuto, la proposta di riforma che adesso sarà al vaglio del governo e che prevede la laurea per i giovani che vogliono avvicinarsi a questa professione. Io credo che questa fosse una strada inevitabile per il corso dei tempi, per aumentare la qualità dell'informazione, per aumentare la qualità dei giovani che vogliono avvicinarsi a questa professione, anche se è una professione sempre più difficile. Sappiamo quanto si è contratto il mondo del lavoro e quanto è difficile per i giovani che anche escono dalle scuole di giornalismo trovare un'occupazione in pianta stabile. Io credo che la professione di giornalista, rispetto a come l'ho vissuta io e come l'hanno vissuta i miei coetanei, quelli che la stanno facendo ancora oggi, sarà destinata a cambiare, nel senso che i giornalisti del futuro saranno soprattutto freelance, ci saranno pochi giornalisti che hanno un contratto a tempo indeterminato, e quindi bisognerà soprattutto essere preparati ad affrontare questa professione in maniera diversa rispetto al passato. Un'ultima domanda, mi vengono in mente dei grandi giornalisti che ci hanno lasciato, come Maurizio Costanzo, ma tanti altri. Qual è nella sua carriera quello cui lei è maggiormente legato, e un pensiero su un maestro come Costanzo? Sì, Costanzo, sono stato al funerale. Costanzo era un giornalista, non solo un giornalista, ma era un uomo di spettacolo, un collega che ha saputo declinare la nostra professione in vario modo, così come lo stesso Purgatori, che è scomparso da pochi giorni, lo stesso Purgatori è diventato da giornalista addirittura sceneggiatore, addirittura attore, e quindi sono questi giornalisti, lo stesso Gianni Minà, un altro nostro grande scritto che ha fatto della professione del giornalista una strada, ha trovato con la professione del giornalista una strada diversa anche in altri campi. Ma io considero sempre il mio maestro, che gli auguro tanta salute e ancora in vita, ed è Antonio Corbo, che adesso è a Napoli ed è stato quello che considero mio maestro, ma considero maestro il mio maestro anche Giuseppe Pistilli e Giorgio Rosatti, che è praticamente
il direttore che mi ha aperto la strada per poi arrivare all'assunzione al Corriere dello Sport, dove sono stato 36 anni come giornalista articolo 1, adesso sono un consulente collaboratore. Una battuta finale: sappiamo che lei è un amante dello sport, del calcio. La situazione dello sport locale, dello sport regionale, sappiamo quanto è difficile anche per le squadre di oggi stare sul mercato. Da esperto può darci un punto di vista del giornalismo sportivo e del calcio attuale in Italia? Sì, ci sono realtà nel Lazio importanti, penso al fenomeno Frosinone, che comunque ormai da quasi un decennio galleggia tra Serie A e Serie B. C'è un presidente virtuoso, conosco bene Stirpe ed è un presidente che ha fatto un ottimo lavoro. E nella provincia di Viterbo c'è il Monterosi, che è una realtà calcistica che fa la Serie C, con un dirigente che io conosco bene, che è Fabrizio Lucchesi, che è stato direttore generale della Roma dello Scudetto del 2001, quindi un dirigente con tanta esperienza. E mi piacerebbe che ci fossero altre realtà anche nelle altre province, perché il calcio nella nostra regione è veramente vissuto in maniera, non solo nella parte attiva con tanti giovani che fanno le scuole calcio, ma anche con tanta passione da parte di chi è il tifoso delle varie squadre. La ringraziamo. Grazie a voi, grazie. Un saluto a